La prevenzione è importante. Quando una persona si ammala, queste semplici linee guida possono aiutare a prevenire la diffusione di malattie e mantenere gli altri in buona salute. Se qualcuno a casa tua si ammala, fai rimanere a casa tutte le persone con cui vivi per evitare di infettare altri. Non andare al lavoro o a scuola. Chiama prima di recarti in uno studio medico. È consigliabile rimanere a casa e proteggere altri dall'infezione. In caso di sintomi gravi, rivolgiti immediatamente ad un medico. Per isolamento si intende il separarsi dagli altri in modo che non avvenga nessuna trasmissione di germi. Se ti ammali, dormi in una stanza separata, usa un bagno separato ed evita gli spazi comuni. Adotta misure per proteggere le persone anziane e quelle suscettibili alle malattie tenendole lontane dal malato. Le mascherine possono aiutare a limitare la diffusione dei germi quando una persona malata parla, tossisce o starnutisce. Se sei malato o sospetti di esserlo, indossa una mascherina. Evita il contatto con gli animali domestici. Se una persona malata accarezza un animale domestico, può lasciare germi sul suo pelo e questi possono essere trasmessi ad altre persone. Se sei malato, utilizza piatti e utensili usa e getta quando possibile. La biancheria di una persona malata andrebbe lavata separatamente da quella degli altri per prevenire la diffusione dei germi. Riserva un cestino dell'immondizia con un sacchetto solo per la persona malata e butta con cura l'immondizia in un contenitore per i rifiuti esterno. Pulisci e igienizza spesso le superfici comuni. Utilizza un normale disinfettante come perossido di idrogeno, candeggina e acqua o alcol denaturato. Passa ad altri queste linee guida per la prevenzione. Scarica l'opuscolo gratuito su scientology.it/staibene. Un'oncia di prevenzione vale una tonnellata di cura.